Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Quantalis Connect. Oggi, come sapete, è una giornata particolare. Il titolo che con Pasquale Capasso, che tra un attimo presenterò, diciamo che cade proprio a pennello con l'incertezza che caratterizza, oltre alla situazione, diciamo, sanitaria, anche quella politica con le elezioni americane. Quindi siamo in una situazione di totale incertezza e totale volatilità, e quindi trovare asset class, strumenti che possano essere una soluzione, ovviamente ben gradito da tutti gli investitori. Oggi, come anticipavo, abbiamo il piacere di avere con noi Invesco, con Pasquale Capasso, che è il capo della struttura di ETF Capital Markets per l'Europa meridionale e Latin America, e abbiamo deciso con Invesco di dedicare questo webinar ad un asset class particolare, che è quella delle commodities, in particolare dell'oro fisico. Si tratta di un webinar che quindi avrà sostanzialmente due prospettive diverse, in quanto affronteremo con Pasquale dapprima l'analisi dell'oro come asset class, quindi quali sono i benefici che si possono ottenere dall'inserimento all'interno di un portafoglio di questa asset class, e poi ovviamente ci sarà il risvolto anche in termini di strumenti, quindi come, una volta che si è inserita questa asset class all'interno del portafoglio, in che modo Invesco, attraverso la sua gamma di ETF e ETC, consente appunto di cavalcare questi mercati. Quindi mi sembrano due aspetti, entrambi molto importanti, e che però distinguono questo webinar da altri, nei quali invece l'attenzione era più sui prodotti, più che sulle asset class all'interno delle quali si può investire. Visto che appunto i temi mi sembrano di grande interesse anche per l'evoluzione che ha avuto l'oro negli ultimi mesi, io non ruberei altro tempo a Pasquale, che ringrazio di nuovo per la sua disponibilità, e lascerei a lui la parola per la sua presentazione, invitando evidentemente tutti i partecipanti al webinar eventualmente a porre delle domande nell'apposita sezione, in modo tale che alla fine del webinar ci possa essere eventualmente spazio per appunto porre delle domande, delle curiosità a Pasquale. Mi fermerei qui e lascio la parola a Pasquale per la sua presentazione. Grazie mille Paolo e grazie a tutti e a Quantalis per l'opportunità che mi è stata data con questo webinar. E, sì, come anticipato, nel 2020 è stato un anno molto particolare, ovviamente partito con una pandemia che sta ancora continuando, stiamo ancora vivendo in questo momento. E oggi però c'è un po' di volatilità di mercato dovuta alle elezioni americane, in cui si sono concluse ieri sera nella nottata, e adesso stiamo aspettando i risultati. A tutto questo 2020 ha infatti portato a quello che è stata poi una performance positiva per quello che è stato l'oro come asset class. E da inizio anno praticamente notiamo come l'oro, l'oro fisico in particolare, sia l'asset class che ha performato meglio da inizio anno, anche meglio di US Treasuries, proprio bond equity. L'asset class ha superato quasi il 35% al picco, adesso gira intorno al circa il 25% di performance positiva da inizio anno, ed è appunto la migliore asset class dell'anno, principalmente dovuta a tutti gli effetti macro, a tutti gli eventi macro che abbiamo visto
durante questi 2020, forse inizialmente c'è un indicatore in questo momento. Comunque una classe che ha performato bene durante la pandemia, proprio per la sua natura, un po' di bene rifugio. E nonostante l'outlook economico rimanga comunque abbastanza incerto, ci sono motivi per credere che l'oro continuerà ad essere uno dei temi principali dell'ultimo quarter dell'anno e forse anche l'inizio dell'anno prossimo. A parte la performance positiva che abbiamo anche visto da inizio anno nell'oro, anche i flussi hanno subito. Infatti, in questa slide possiamo notare come gli ETC a livello globale, che sono garantiti da oro fisico, abbiano registrato quasi 10 mesi, questo undicesimo mese, di flussi netti positivi ogni mese consecutivi. Un simile andamento fu notato nel 2008, durante il periodo della crisi finanziaria, nel 2016. Tuttavia, nonostante comunque i prezzi siano ancora alti, siano abbastanza alti rispetto allo storico, e con dei volumi leggermente più deboli, la domanda di investimenti tramite ETC continua a crescere. Questo suggerisce comunque che gli investitori continuano con un posizionamento strategico verso l'asset class, soprattutto nel lungo termine. In un periodo dove l'incertezza cresce, loro tende a performare bene e di avere molti flussi. Infatti, da inizio anno le masse gestite dagli ETC a livello globale, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e in Asia, sono aumentate del circa 67% nei primi tre quarter, tre trimestri dell'anno. È una crescita formidabile. Una delle domande fondamentali è cercare di capire perché l'oro come asset class stia andando così bene. E ci sono diversi motivi, ma i due motivi principali che possiamo individuare sono la diversificazione. Infatti, storicamente l'oro ha dimostrato una correlazione relativamente bassa con sia il comparto azionario che con i titoli a reddito fisso. Ed in un mercato di incertezza crescente si è dimostrato di essere un utile diversificatore, sia in un'ottica di gestione di portafoglio multi-asset, sia in un'ottica di tipo speculativa, dove molti investitori sono riusciti a proteggere i rendimenti di lungo termine abbassando il livello della volatilità. Quindi in un'ottica di portafoglio tende a funzionare bene come diversificatore. E l'altro motivo che ha visto l'oro performare così bene e attrarre così tante asset è il cosiddetto bene rifugio, flight to safety. Nonostante l'oro non sia comunque uno strumento, un investimento risk-free, quindi senza rischio, è spesso molto più richiesto durante periodi di volatilità, di alta incertezza e di outlook economico negativo. Perché considerare l'oro in questa situazione? Ovviamente, come abbiamo anticipato, ci sono diversi catalizzatori che hanno portato una volatilità di mercato e quindi agli investitori di guardare l'oro come asset class. E qui possiamo vedere in maniera generale alcuni di questi catalizzatori che hanno portato a ciò. Il Covid-19 in primis, discussioni intorno al trade war, incertezze a livello geopolitico. In America le varie dinamiche intorno alla legge sullo stimolo e alle elezioni americane di oggi, gli ultimi giorni, hanno portato ulteriore incertezza e quindi hanno favorito da un lato la crescita dell'oro,
in Europa, in uno scenario di Brexit che può portare a un non accordo tra l'Europa e il Regno Unito, che ovviamente può portare ulteriore incertezza, e a livello globale, come abbiamo anticipato, il Covid. Quindi ci sono tutta una serie di fattori geopolitici che stanno influendo sul mercato in questo momento e stanno aumentando incertezze e volatilità. Con un'incertezza maggiore, quindi una volatilità maggiore, l'oro tende a seguire un prezzo positivo, quindi un trend di prezzo positivo. E lo dimostriamo, lo possiamo notare da questa slide, dove adesso cominceremo, possiamo vedere come diversi fattori macroeconomici hanno influenza sul prezzo dell'oro. E in questa slide mostriamo l'indice di incertezza della politica economica globale e il prezzo dell'oro. E possiamo vedere che i due sono positivamente correlati, soprattutto dal 2016, dal 2015-16 in poi. E all'aumentare dell'incertezza, il prezzo dell'oro tende a subire. Questo indice è una misura ponderata sulla base del prodotto interno lordo dei vari paesi a livello globale e prende in considerazione la frequenza di articoli di giornale che fanno riferimento all'economia, all'incertezza ed anche a questioni politiche. Ovviamente l'indice è fortemente influenzato dalla pandemia e continuerà ancora ad esserlo, ma è anche influenzato da altri fattori macroeconomici che possono influire sull'incertezza, come il periodo pre-post-elezioni ed altri fattori macro. Oltre all'incertezza dei mercati, un altro indice che possiamo prendere in considerazione, guardare relativamente a loro, sono i tassi reali. L'oro non produce di per sé un rendimento periodico, come ad esempio molti titoli a reddito fisso. E in questo caso, il guardare il prezzo dell'oro tende ad essere molto sensibile al rendimento, soprattutto di altri titoli a reddito fisso che sono anche considerati beni rifugio. Infatti, se il rendimento di Treasury americano, ad esempio, un altro bene rifugio, tende a ridurre, si riduce, il costo opportunità di detenere oro aumenta e, come possiamo notare, aumenta anche la domanda d'oro e quindi relativamente il prezzo. Ovviamente queste sono considerazioni di lungo periodo, ma possiamo notare anche come capire quali siano poi gli andamenti nel tasso reale, quindi ovviamente la politica della Federal Reserve, come anche la politica di inflazione, tendono a influire sul prezzo dell'oro. In questo grafico notiamo che la relazione è una relazione di tipo inversa. La linea blu in questo grafico è il tasso a 10 anni dei TIPS americani, ma la scala è invertita. Quindi all'aumentare della linea i tassi tendono a diminuire. E nel terzo trimestre del 2020 i rendimenti reali delle obbligazioni americane hanno raggiunto il minimo storico dell'1,1% negativo. Questo è principalmente dovuto a preoccupazioni sulla ripresa economica negli Stati Uniti, come anche una modifica del target di inflazione e un ampliamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. In aggiunta, per chi ha seguito un po' la vicenda, la Federal Open Market Committee ha anche affermato che non solo i tassi rimarranno bassi, ma rimarranno bassi intorno allo zero, almeno fino a fine del 2023.
terranno i tassi bassi anche se l'inflazione aumentasse oltre il loro obiettivo del 2%. Questo ovviamente ha scaturito delle aspettative di inflazione di lungo periodo e relativamente il prezzo dell'oro ha seguito, raggiungendo fino il picco di 2000, più di 2000 dollari, circa 2064 dollari verso la fine del terzo trimestre. Poi il mercato ha leggermente rivisto le aspettative di inflazione e quindi il prezzo di dell'oro si è un po' spinto verso il basso, circa intorno ai 1900 che abbiamo visto recentemente. Un simile andamento può essere visto anche da quest'altro grafico, dove in una angolazione leggermente diversa possiamo notare qui l'ammontare di debito pubblico globale con tassi di interesse negativo. All'aumentare della massa di debito pubblico con tassi di interesse negativo, ovviamente il costo opportunità di detenere oro diminuisce e crea un segnale positivo di lungo termine per l'oro. E questo lo possiamo vedere in questo grafico. In generale, infatti, possiamo vedere il picco dove l'ammontare del debito negativo è salito sopra i 15 trilioni di dollari a livello globale. Principalmente dovuto al fatto che la curva dei Bund tedeschi fino a 30 anni è diventata negativa, con un divento interno inferiore a zero. In più, in Europa il segmento a breve termine è fortemente ancorato con il tasso di riferimento della BCE che è negativo. Tutto ciò legato anche agli effetti della pandemia su bilanci governativi e quindi l'aumento del fabbisogno finanziario per far fronte alla pandemia da parte dei governi ha portato a un incremento di emissioni governative, di cui è molto a tasso di rendimento negativo, ed anche al rifinanziamento di parte del debito esistente. Con i nuovi tassi più bassi per trarre vantaggio della nuova situazione dei tassi. Questo ha portato ovviamente a un incremento delle emissioni e ha influito anche questo aspetto qui in una crescita positiva dell'oro. Come anticipato prima, l'inflazione è un driver fondamentale per il prezzo dell'oro. La policy della Fed ha decisamente un impatto, ma come anticipato, il cambiamento della posizione della Fed ha creato un aumento delle aspettative di inflazione e quindi ha creato uno shock, per come vogliamo dire, e quindi ha aggiunto un trend positivo nel prezzo dell'oro. Alla fine di settembre abbiamo notato come i dubbi sulla capacità di concordare un pacchetto bipartisan tra le varie parti politiche sia stato leggermente più difficile, quindi questo ha portato che le aspettative di inflazione si siano leggermente corrette e ovviamente ha portato il prezzo dell'oro a correggersi sotto i 2000 dollari. Ma da questo grafico possiamo notare come nel momento in cui cambiano le aspettative di inflazione, un'aspettativa di inflazione a 10 anni, come anche da 5 anni, questi hanno un forte impatto con una correlazione molto alta.
E concludo l'overview sui fattori macro che possono influire sul prezzo dell'oro e quello di guardare, secondo me, bisogna guardare il prezzo del dollaro relativamente ad altre valute. L'oro è un metallo, un asset class che viene prezzato esclusivamente in dollari. Sia nel mercato di New York che nel mercato di Londra. L'oro fisico principalmente è quotato nel mercato di Londra. E per investitori non in dollaro, quindi sempre investitori italiani in euro, l'andamento del dollaro nei confronti di altre valute ha un impatto. In questo grafico mostriamo il prezzo dell'oro nei confronti del dollar index. Di nuovo su scala invertita, il dollar index è un indice che confronta il dollaro con un basket di valute straniere, tra cui l'euro, il pound, il pound inglese e lo yen giapponese. E come possiamo vedere, un deprezzamento del dollaro. Tende a portare un rafforzamento del prezzo dell'oro e soprattutto per investitori che investono non in dollari. Quindi dal grafico possiamo vedere la relazione dove inizialmente c'è stato un deprezzamento dell'oro che ha portato un deprezzamento del dollaro che ha portato un forte apprezzamento dell'oro e poi nella parte finale con un il dollaro recuperava parte del deprezzamento, l'oro seguito soprattutto nella parte finale del grafico nel 2020. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni macroeconomiche, ma anche di andamento dei mercati che hanno un'influenza fondamentale su quella che è il prezzo dell'oro. Tuttavia, non è solo gli indici macroeconomici che definiscono che possono definire qual è l'andamento. Anche una considerazione di domanda e offerta del metallo in generale può essere presa in considerazione. In questo grafico, infatti, analizziamo quali sono fattori di supply e demand che possono influire sul prezzo dell'oro. E ovviamente in aggiunta ai fattori macroeconomici, la quantità di oro disponibile da parte dei minatori della supply e la domanda d'oro ha un effetto. E la domanda d'oro non è soltanto relativamente alla parte di investimento, ma l'oro viene anche utilizzato come gioiello, viene utilizzato nel settore tecnologico e viene anche acquistato da banche centrali. Se guardiamo l'andamento della domanda, soprattutto nel 2020, possiamo vedere come nel terzo trimestre la domanda d'oro è relativamente scesa e in aggregato è scesa di circa 900 tonnellate ed è il totale trimestrale più basso dal 2009, dalla crisi finanziaria. Tra i vari tipi di domande, la domanda di gioielli è quella che ha sofferto di più, che ha visto una riduzione di circa il 29%. E dall'altro lato notiamo come la domanda di lingotti e la domanda di monete d'oro è cresciuta notevolmente, crescendo di circa il 49-50% su base anno. La gran parte di domanda di lingotti è cresciuta principalmente in Europa, mentre in Turchia notiamo come la domanda di monete d'oro è cresciuta e la Turchia nel mondo è il mercato dove. Sì, scusate. Stavo dicendo che da un lato la domanda di gioielli è ridotta del circa il 29%, dall'altro la domanda di lingotti e di monete d'oro è cresciuta di circa il 50%. La domanda di lingotti, principalmente in Europa,
mentre la Turchia è uno dei mercati principali al mondo, dove l'investimento in oro tramite monete è il più diffuso. Dal punto di vista invece di ETF e ETC, notiamo come la domanda è cresciuta di circa il 67%, come appunto abbiamo visto in una delle slide precedenti, che ha portato all'ammontare di oro detenuto da parte degli ETC a livello globale di superare le 1.000 tonnellate di oro detenuto. In generale, però, la domanda d'oro è diminuita da inizio anno di circa il 10% rispetto più o meno allo stesso periodo del 2019. Però non solo la domanda ne ha risentito, anche l'offerta ha risentito di alcuni dei fattori macroeconomici che abbiamo notato quest'anno. Infatti, solo nel terzo trimestre la domanda l'offerta di oro è diminuita di circa il 3%, e questo nonostante l'utilizzo di oro riciclato è aumentato del 6%. Quindi questo ci fa notare come si è avuto una disruption anche dal punto di vista di minare nuovo oro, principalmente dovuto alle restrizioni Covid che hanno avuto sulle miniere. Un'altra domanda che abbiamo ricevuto spesso dai nostri investitori e abbiamo notato anche alcuni commentatori chiederla è la capacità dell'oro di essere un bene di principalmente dovuto al fatto che durante la crisi di marzo e di aprile si sono notate come la correlazione tra l'oro fisico e il comparto azionario sia cresciuta. In generale, durante un periodo di crisi, quando la volatilità aumenta, si nota sempre che le correlazioni tra tutte le asset class tendono a crescere. Una cosa però da notare è anche, non è solo la correlazione tra loro e il comparto azionario, ma è anche con altre asset class, ma è anche il beta che loro ha nei confronti dell'equity market. Quindi sì, da un lato la correlazione è aumentata, però il beta è comunque molto molto basso e nel periodo questo è il beta dell'oro nei confronti di MSCI World è di 0,21. Quindi sottolineando l'aspetto fortemente difensivo che ha l'oro e quindi leggermente confermando la capacità dell'oro di essere uno strumento protettivo in portafoglio. E uno dei motivi però per cui, o alcuni dei motivi per cui la correlazione è aumentata è principalmente spiegato dall'esigenza dei liquidatori, degli investitori di liquidare le posizioni, soprattutto in un mercato di forte stabilità e di forte volatilità. Infatti, nel periodo di marzo-aprile tutti vendevano più o meno tutto e c'era la necessità da parte degli investitori di dover ottenere il cash che poi poteva essere utilizzato o per margin call, quindi nel caso di posizioni di derivati e quindi far fronte ai nuovi margini che dovevano poi essere postati o anche per di clienti istituzionali di far fronte a flussi di uscita. Se da un lato il cliente, un fondo vede molti flussi in uscita, deve ottenere il cash per
pagare questi flussi. E in un periodo di forte incertezza si tende a vendere lo strumento più liquido rispetto a yield, soprattutto a titolo del reddito alto oppure all'equity, avevano subito una variazione di rendimento migliore. Quindi loro anche nel periodo di marzo-aprile hanno visto molti venditori vendere, soprattutto per far fronte a questa esigenza di ottenere cash. Insieme a loro sono state vendute anche Treasury americane, che nel mondo fixed income era una delle asset class più liquide e quindi dava la possibilità agli investitori di ottenere il suo cash. Quindi questi sono alcuni motivi per cui abbiamo visto loro essere comportarsi un po' in modo contrario a quello che è l'idea di bene rifugio, dove tutto comincia a scendere. Una volta analizzati più o meno perché l'oro sta avendo e continuerà ad avere un fattore fondamentale, soprattutto nei portafogli quest'anno e negli anni a seguire, molte domande che riceviamo è come investire in oro, perché ci sono diversi modi per cui investire in oro. Come ho detto, la domanda di oro fisico è aumentata in Europa come investitori che comprano direttamente lingotti d'oro o monete d'oro, e questo è sicuramente uno dei modi per comprare oro. Tuttavia, dipende molto, i costi dipendono molto dalla situazione personale che ogni investitore ha. E solitamente comprare d'oro, una moneta d'oro, comporta dei costi molto alti tra le transaction fee e i markup del broker che vendono o la banca che vende il lingotto, la moneta. Assicurazione per assicurare il lingotto per qualunque evenienza, e anche lo stoccaggio che può essere in un vault oppure un conto segregato, eccetera. Questi costi possono essere molto alti, possono essere anche di 2-3% per transazione, il che vuol dire che per effettuare un'operazione di acquisto e vendita si può pagare fino al 4-5% del valore investito, che sono dei costi molto alti. Uno dei vantaggi di questo tipo di investimento è che l'investitore ha il lingotto dalla casa, però ha costi molto, molto alti. Un altro modo per investire, e che stiamo notando il modo più comune, è investire in un ETC. Invesco ha un ETC sull'oro fisico, uno dei prodotti che ha accumulato più asset quest'anno, decisamente il prodotto più grande che ha Invesco nel comparto ETF ETC. E l'ETC è semplicemente un certificato garantito da oro fisico. Quindi il prezzo del certificato si muove uno a uno con il prezzo dell'oro fisico sottostante quotato a Londra, e ha costi molto ridotti, circa 15 punti base, quindi 0,15% su base annua, e può essere acquistato e venduto sul mercato di borsa italiana, ad esempio, o altri mercati in Europa, semplicemente pagando uno spread ridotto di 2 basis point, di 2 punti base, 0,02%. Quindi costi molto contenuti, e ha il vantaggio di essere un certificato che quota come un'azione, quindi può essere acquistato e venduto sul mercato regolamentato senza grosse beghe operative. Uno dei con del certificato è che l'investitore detiene un certificato, non detiene l'oro fisico. Tuttavia, per investitori cosiddetti non investitori UCITS, il prospetto del certificato prevede la possibilità, sotto determinate condizioni, ad investitori di richiedere nel proprio conto i lingotti d'oro
che ogni certificato garantisce. Quindi, secondo determinate condizioni previste dal prospetto, un investitore non UCITS può richiedere la consegna fisica dell'oro. Quindi, questo permette anche la sicurezza di alcun investitore sotto quel punto di vista. E un altro modo, che è anche molto comune, soprattutto per gli investitori istituzionali, è l'utilizzo dei contratti derivati, dei contratti future, che sono dei contratti che permettono l'acquisto di oro fisico ad una determinata data futura, solitamente un mese o un trimestre, ad un prezzo prestabilito. I costi di transazione sull'acquisto e la vendita tendono a essere leggermente bassi. L'unico problema è che, essendo un contratto derivato a termine, deve essere rinnovato di mese in mese oppure ogni 3 mesi. L'ultimo contratto è scaduto ad agosto e dovrà essere rinnovato a dicembre. Poi da dicembre di solito tende a essere di mese in mese. Degli aspetti positivi del contratto di future è la leva finanziaria. Quindi per investitori che vogliono investire nella finanziaria può essere un ottimo strumento. Tuttavia, uno dei motivi per cui ho menzionato la possibilità di investire con future è per capire un po' anche cosa è accaduto durante la crisi di inizio del 2020 al prezzo dei futures. E come possiamo notare da questo grafico, soprattutto nella parte inferiore del grafico, dove la linea blu e la linea bianca cominciano a divergere. Abbiamo notato una dislocazione soprattutto tra il prezzo del future e il prezzo dell'oro fisico. Alcuni motivi per cui questo è accaduto è l'effetto che ha avuto alle interruzioni dovute al lockdown durante il Covid, che hanno avuto sulla raffinazione e la spedizione dell'oro. Infatti, normalmente i mercati futures e anche quello dell'oro fisico sono strettamente collegati tra i due. Soprattutto perché c'è un meccanismo di arbitraggio molto efficiente tra i vari mercati che permette ai vari operatori di Londra e New York di far quotare questi due strumenti in modo molto vicino. L'oro di Londra è quotato con lingotti da 400 once, mentre l'oro di New York, il loro riferimento per i contratti future, è quotato con lingotti da 100 once. Il meccanismo di arbitraggio permette semplicemente ad operatori di utilizzare lingotti da 400 quotati a Londra, fonderli e produrre lingotti da 100 once da consegnare a New York. Con la chiusura degli impianti di fusione e anche con l'interruzione o con il rallentamento del trasporto dovuto ai vari lockdown, ha reso questo meccanismo di arbitraggio molto meno efficiente ed ha creato questa dislocazione con il future che tradava molto a premio rispetto a premio anche di 70 dollari rispetto all'oro fisico. E quindi ha creato un problema soprattutto nel mercato future. Questo non solo ha impattato il mercato dei derivati, ma ha anche impattato il costo di scambiare oro fisico e di scambiare tutti gli altri strumenti che erano legati a loro. In questo grafico, infatti, notiamo come lo spread, che sarebbe la differenza tra prezzo denaro e prezzo lettera sul mercato exchange, sia aumentato a quasi il 2% nel picco della crisi, per poi scendere
scendere dopo, ma lo spread è aumentato sia sui contratti future che su OTC che anche su oro fisico. La linea gialla è l'oro fisico quotato in Londra. Il range verde chiaro è la defend, è praticamente il range di spread di tutti i prodotti competitors di Invesco, e mentre la linea blu è l'ETC di Invesco quotato in Europa, e anche il nostro ETC ha avuto uno spread più alto rispetto al normale, ma si è comunque posizionato sul range più basso rispetto ai nostri competitor, e molte volte anche meno dell'oro fisico stesso quotato all'ombra. Essendo uno dei prodotti più grandi in Europa, ha garantito all'investitore di poter entrare e uscire dal prodotto a costi contenuti. Strumento che molti investitori utilizzano per avere esposizione a gold, oltre al future l'ETC o all'oro fisico, sono i minatori d'oro. Sono società che minano oro, e sono spesso visti con un'esposizione con leva, diciamo, rispetto al prezzo dell'oro. Essendo però un prodotto di tipo azionario, subisce anche le volatilità che possono essere relativamente specifiche del mercato azionario. E nel lungo periodo, se guardiamo gli ultimi 20 anni, possiamo notare come un investimento nei minatori d'oro non ha visto una sovraperformance rispetto a un investimento in oro fisico. Quindi sì, nel breve termine possono essere un possono offrire una leva rispetto al prezzo dell'oro, ma nel lungo termine hanno una performance minore e una volatilità molto più alta, più o meno il doppio dell'oro fisico. Quindi per un'ottica di lungo periodo, in un'ottica di portafoglio multi-asset, l'oro fisico tende a essere ancora chiaro rispetto ai minatori d'oro. E concludo con una nota un po' ESG, che è uno dei temi molto in voga soprattutto quest'anno, e si può pensare che l'oro, essendo una commodity minata, non possa avere nessuna caratteristica ESG. In realtà l'organo principale dell'oro fisico, il BMA a Londra, ha emesso delle guidelines di oro responsabile, che è stato introdotto nel 2012, e praticamente attua delle linee guida OCSE relative principalmente all'approvvigionamento di minerali, tra cui anche l'oro, provenienti da aree interessate a conflitti e ad aree di rischio. Le linee guida sono praticamente delle raccomandazioni dettagliate per garantire ai minatori e alle aziende che operano nel settore principalmente i diritti umani della popolazione nelle aree dove l'oro viene minato, e evitare che l'attività di mining di oro possa contribuire a conflitti in queste aree. Queste infatti sono legate a degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, tra cui l'assenza di povertà, un lavoro dignitoso ed una crescita economica per le aziende del settore, ridurre le diseguaglianze e creare giustizia. Quindi le raffinerie accreditate secondo questa guidance dal BMA devono soddisfare tutti questi standard e sono solitamente comprovate annualmente. E l'ETC di Invesco
attualmente detiene il 100% di lingotti d'oro minati dopo il 2012, per garantire una visione ESG anche per questo tipo di investimento. E concludo semplicemente dando una piccola overview di chi è Invesco, per chi non ci conosce. E Invesco è un asset manager americano con sede in tutto il mondo, con più di 8.000 dipendenti, con più di 1 trilione di asset. E nel mondo degli ETF abbiamo un'offerta globale sia in America che in Europa, con più di 230 miliardi di dollari e con più di 300 prodotti. In Europa abbiamo visto una crescita fenomenale negli ultimi 10 anni, con un tasso di crescita del comparto ETF Invesco di circa il 27% su base anno, mentre il mercato europeo è cresciuto del 15%. E siamo il quarto issuer di ETF a livello mondiale. In molti ci conoscono come PowerShares o come Source ETF, che sono due società che invece ho acquistato in Europa nel 2017 e nel 2006, e che adesso hanno un nuovo rebranding come Invesco ETF. E nel comparto dell'oro fisico, come anticipato, abbiamo uno dei prodotti più grandi in Europa, sicuramente il più grande nei prodotti di Invesco in Europa, con più di 14 miliardi di asset, 10 anni di track record e una management fee, un going fee fissa di 15 punti base su base annuale. Il nostro oro è responsible source, quindi come ho anticipato alla nota ESG, ed abbiamo anche sia prodotti con copertura a tasso cambio in pound o anche in euro, che sono quotati sui mercati regolamentati in Europa, in Italia, ma anche in borsa italiana. Grazie mille. Se ci sono domande. Sì, grazie Pasquale. Sì, un paio di domande faccio da mediatore. C'è una domanda proprio sull'ultimo tema che hai affrontato in relazione alla copertura. E Luca, che evidentemente conosce già bene il vostro strumento, dice che la classe è giata a degli scambi che sono piuttosto rarefatti sul mercato. Quindi si chiedeva appunto se la copertura fosse più o meno consigliata in questo momento in funzione ovviamente del costo della copertura e del rischio effettivo che si va a coprire. E poi aveva anche una domanda specifica proprio sullo strumento con riferimento al foreign exchange hedging fee, cioè il costo dello 0,25, esattamente a cosa si riferisce. Poi c'è una Sì, seconda domanda, allora. magari te ne faccio intanto due, poi vediamo se abbiamo ancora tempo. E un'altra domanda invece più diciamo, il rischio associato non tanto all'investimento in oro quanto al rischio emittente, in particolare il rischio Invesco, ma in generale direi che si può estendere a qualunque fornitore di ETC sull'oro fisico. Quindi che cosa accadrebbe alla proprietà dell'oro nel caso in cui l'emittente dell'ETC per qualche motivo dovesse andare in default, in che modo il titolare del certificate rimane comunque titolare della porzione di oro che ha comprato con il certificate? Partire da Sì. questo e poi vediamo se abbiamo ancora tempo. Grazie. Sì, allora, dal punto di vista della prima domanda sul fatto che la classe gialla di Invesco non scambi così tanto sul mercato, è principalmente dovuto al fatto che abbiamo lanciato la classe gialla da poco. Però comunque quasi tutti i nostri prodotti hanno dei market maker che sono degli specialist
anche su Borsa Italiana, che sono tenuti a quotare in modo continuo il nostro prodotto con un prezzo denaro in lettera, e noi di solito costringiamo tramite i contratti ai nostri market maker di quotare delle size grosse. Quindi è possibile comprare un exchange anche 100.000 dollari, 100.000 euro del nostro prodotto, in quanto i market maker offrono sempre la size sul mercato, anche in periodi di grossa volatilità, dove infatti abbiamo un team di capital markets di cui io faccio parte, che monitora gli spread e monitora le size che vengono offerte. Quindi da quel lato, anche se ci sono meno scambi effettivi, c'è sempre un market maker che offre un prezzo di acquisto di vendita a spread contenuti. L'hedging cost per il prodotto di Invesco della copertura ha una copertura giornaliera, quindi ci sono dei contratti swap che permettono lo scambio di o la copertura tra quello che è il nuovo montante di oro il giorno e qual è stato il movimento del tasso di cambio, e offrono gli aggiustamenti ogni giorno per permettere che l'ETC segua esattamente il prezzo dell'oro coperto. Quindi questi contratti swap ovviamente hanno un costo su base annuale, ed ecco perché il contratto tende, l'ETC tende ad essere leggermente più caro. Sulla domanda Sì, invece. la domanda più puntualmente era se quello 0,25 mi sembra che citasse Luca, è proprio il costo della copertura e quindi in quello 0,25 c'è tutto, oppure quella è una fee al quale poi si deve aggiungere qualcosa per il costo di copertura. No, quello c'è tutto. Sto cercando il prodotto non so se sulla slide. Quel costo di 0,25 è il costo totale, non è 0,15 per l'ETC coperto. Quindi qui in questa slide possiamo vedere come nel punto 13 le fee fisse abbiamo 0,15 per anno, che matura ogni giorno, e la fee è 0,25 hedging fee per la parte euro e per il comparto in pound. Quindi la fee comprende tutto, non ci sono altri costi in aggiunta. Infatti, se si vede la performance dell'ETC nei confronti dell'oro, la differenza tra i due è esattamente la fee che dichiariamo. C'era poi in più l'altra domanda su se conviene più l'oro eggiato e l'oro non eggiato. Credo che quello dipende più o meno dalla situazione dell'investitore, la situazione di portafoglio. Comprare l'oro non eggiato ovviamente aggiunge del rischio, che è il rischio cambio per un investitore euro nei confronti del dollaro. Quindi questo può portare a della volatilità del portafoglio che molti investitori preferiscono non avere, e quindi preferiscono avere un prodotto eggiato. Oppure alcuni investitori che preferiscono avere un prodotto eggiato sono investitori che già hanno una forte componente di rischio di cambio nel loro portafoglio, investendo ad esempio in azioni americane oppure in titoli di Stato americano di altra valuta, e quindi hanno già quella componente forte e non vogliono anche averla nella moneta di oro. Quindi dipende molto dalla situazione personale dell'investitore. La domanda invece sul rischio emittente, e bisogna notare che il certificato è garantito da oro fisico, e l'oro fisico è segregato in conti. Quindi, nel momento in cui l'emittente, invece in questo caso, se dovesse fallire, l'oro che viene utilizzato come garanzia del certificato è segregato e può essere soltanto utilizzato dagli investitori. Quindi, in quel caso, si andrebbe alla liquidazione dell'oro e alla restituzione
del calcio degli investitori. C'è anche da sottolineare la possibilità di physical settlement, nel senso il prodotto può essere venduto e si ottiene cash, ma può essere anche, si può ottenere anche l'oro fisico, quindi per un investitore non UCITS, sotto alcune condizioni dichiarate dal prospetto, si può ottenere il lingotto direttamente, e quindi questo fornisce un'ulteriore garanzia. Molto bene. Un'ultima domanda che riguarda una slide che hai fatto vedere, quella dove si metteva a confronto l'offerta di oro con la domanda di oro, dalla quale emerge che quantomeno nei primi 2 quarter del 2020 c'è una forte domanda che proviene proprio dal mondo ETF, ETC, domanda di oro. Qui la domanda è, trattandosi di oro che viene poi detenuto fisicamente, quindi viene sostanzialmente stoccata e non viene utilizzata, quindi non ha un'utilità diretta, se questo non può a sua volta diventare un fattore di rischio sulle quotazioni dell'oro, cioè se gli investitori dovessero orientarsi verso altra asset class, se questo non possa diventare, viste le dimensioni appunto degli acquisti, un fattore di stabilità sulla quotazione dell'oro. Sì, ovviamente non è un prodotto senza rischio. Se le aspettative sull'andamento futuro del mercato diventerebbero più rose, e se gli investitori cominciano a diventare più risk-on dalla parte equity, ovviamente comincerebbero a ridurre la modalità investito in oro, e questo avrebbe un impatto sul prezzo. Più o meno nello stesso modo a cui abbiamo assistito nel 2009, dove un periodo comunque sempre di lungo termine, pian piano l'oro, il prezzo d'oro ha cominciato a scendere. Va bene, molto chiaro e direi che abbiamo raggiunto l'orario. Con il webinar ormai abbiamo imparato ad essere abbastanza puntuali nel rispetto sia dell'orario d'inizio che di fine, per consentire a tutti poi una programmazione della propria giornata. Quindi io ringrazio di nuovo Pasquale Capasso per la sua presentazione e Invesco per la disponibilità appunto a tenere questo webinar. E ricordo a tutti i partecipanti che anche per risolvere qualche piccolo incidente tecnico che abbiamo avuto all'inizio, che la registrazione del webinar verrà poi resa disponibile sul sito, quindi chi dovesse aver perso magari le prime slide della presentazione troverà la registrazione e quindi dovrebbe essere in grado di recuperare quello che è stato detto. E qui non mi rimane altro che augurare a tutti una buona giornata e arrivederci ai prossimi webinar Quantalisse. Bene, grazie di nuovo e buongiorno a tutti. Grazie mille e buona giornata a tutti.